Torna alla vittoria il volley soverato del presidente Matozzo, che batte in casa al tiebreak nel match valevole per l'ottava giornata di andata del campionato di A2 girone B l'Itas Ceccarelli-Martignacco al termine di una partita vibrante conclusasi al tiebreak. Con i parziali di 25-21, 26-24, 19-25, 18-25, 15-11, la compagine soveratese si aggiudica 2 punti e sale a 14 in classifica, appaiata proprio a Martignacco, Montecchio e Marignano al secondo posto, inseguendo la capolista Roma, attualmente distante 7 punti. Una prova d'orgoglio quella della squadra del presidente Matozzo, che ha reagito all'avversità della gara dopo essere stata rimontata e riuscita a reagire al tiebreak e ad aggiudicarsi la vittoria. Prosegue la marcia di avvicinamento alla fine del girone d'andata con un campionato sin qui molto, molto soddisfacente per le ragazze biancorosse.